siccome è stato ritenuto e come è stato. Nessun apporto concreto da parte di Marcello Dell'Utri all'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra. Nell'aula della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Palermo si è svolta la seconda delle udienze dedicate alle arringhe difensive. L'avvocato di Dell'Utri, Nino Mormino, ha dedicato l'udienza a confutare gli argomenti della sentenza di primo grado che addebitano al senatore il ruolo di cerniera tra Cosa Nostra e le imprese di Berlusconi prima e Cosa Nostra e Forza Italia dopo. Quel quadro che i giudici del Tribunale hanno sintetizzato con queste parole. La pluralità dell'attività posta in essere da Dell'Utri per la rilevanza causale espressa ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di Cosa Nostra, alla quale è stata tra l'altro offerta l'opportunità, sempre con la mediazione di Dell'Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell'economia e della finanza, così agevolandola nel perseguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che politici. Secondo l'avvocato Mormino, le fasi più significative dei contatti tra Cosa Nostra e Dell'Utri, gli attentati alla stanza di Catania, il pizzo pagato da Berlusconi per i ripetitori in Sicilia e gli accordi per la protezione personale di Berlusconi da parte di Cosa Nostra, dimostrata dalla presenza di Vittorio Mangano ad Arcore, sono, almeno per i primi due casi, fatti di natura estorsiva di cui Berlusconi era vittima, ai quali Dell'Utri non avrebbe preso parte se non a tutela ed in difesa di un suo amico storico. Più volte l'avvocato Mormino ha citato passi della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto definitivamente Calogero Mannino dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, invocando per il suo assistito Dell'Utri una valutazione strettamente connessa alle singole condotte contestate. Il Tribunale parla del senatore come di un concorrente esterno, ma il reato di concorso esterno è un reato di condotta individuale definita, non ha un carattere permanente. Va accertata quindi la sussistenza della condotta finalizzata a conseguire il consolidamento dell'organizzazione mafiosa, ha detto Mormino. Nessuna dichiarazione da parte di Dell'Utri presente in aula anche a questa udienza, che si è limitato ad un accenno sulla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee nell'udienza già fissata per le repliche finali. Nel corso della sua appassionata arringa, l'avvocato Mormino ha ripercorso le tappe che dalla nascita del movimento Sicilia Libera avrebbero poi portato Cosa Nostra a sostenere politicamente Forza Italia, sempre grazie a Dell'Utri. Secondo Mormino, il progetto del movimento indipendentista siciliano si arenò non solo perché il cognato di Riina, Leoluca Bagarella, non voleva investire altro denaro nell'operazione, ma perché con l'uscita di scena democristiana e l'avvento di una forza politica fortemente garantista, gli interessi di Cosa Nostra si spostarono su quello che ritennero, a ragione, un cavallo vincente. Ma senza l'intervento di Dell'Utri né di Berlusconi. Nessuno, insomma, secondo la difesa del senatore PDL, già condannato a 9 anni di reclusione, ha strizzato l'occhio alla mafia. Nemmeno la presenza al matrimonio di Jimmy Fauci, mafioso siciliano a Londra, ed al compleanno di Antonino Calderone, boss catanese, dimostrerebbe alcunché. Si tratta, ripetuto più volte, di eventi occasionali e non concordati. Ancora 3 udienze dedicate alle arringhe difensive prima delle conclusioni finali e la sentenza dopo una lunga camera di consiglio prevista entro giugno.